Abbiamo appena parlato di italianità al secondo forum del legno arredo, una leva competitiva efficacissima in passato e si spera ancora efficace oggi per il nostro Made in Italy. L'italianità in sé sì, l'Italia è un riferimento per tutti nel mondo per tante cose, tanti valori che tutti conosciamo e quindi da questo punto di vista abbiamo, come dire, un marchio già avviato, avviatissimo. Il tema è come restare competitivi usando questo marchio. E quali sono le criticità, proprio in termini di competitività anche, rispetto ai nostri competitor internazionali? Ma di due tipi, credo. Uno, che è quello per cui questo paese da sempre soffre, che è una criticità, come dire, sistemica. È un paese che ha reso sempre più difficile fare imprese per una serie di questioni e quindi le aziende italiane tradizionalmente medio piccole o piccole sono ovviamente meno aiutate e più in difficoltà quando si tratta di cominciare a fare investimenti per esempio verso l'estero in un momento come questo che sembra vitale per garantire la riuscita ancora degli affari e quindi questo è un sistema che tutti conosciamo, burocrazia, difficoltà, non supporto, gli uffici esteri che dovrebbero essere là per supportare le imprese non si sa bene cosa fanno, tutte queste cose che è l'altra parte dell'italianità, quella su cui non abbiamo un grande avviamento che come al solito è lì. E la seconda parte credo che sia fondamentale che le aziende italiane sfruttino tantissimo questo loro essere italiane da un punto di vista dei significati da comunicare, ma sappiano adeguarsi molto velocemente invece alle nuove dinamiche di competitività internazionale, aggiornandosi da un punto di vista delle professionalità, delle tecnologie, dell'innovazione, della comunicazione, perché credere di stare solo seduti sotto questa poltrona comoda che è l'essere Italia è molto rischioso oggi dove le competitività sono davvero dure.